Buongiorno, sono qui a presentarvi il nuovo sistema DXT3000 di RCF. Si tratta di un sistema integrato, molto competitivo e veramente facile da installare, da utilizzare e da configurare. Le applicazioni tipiche di questo sistema sono tutte quelle piccole, medio piccole, ad esempio scuole, piccoli teatri, cinema, supermercati e dovunque serva un sistema compatto, affidabile e rispondente alla normativa N5416. Trattandosi di un sistema completamente integrato, esso comprende tutto all'interno di questo armadietto: la sezione di preamplificazione, quella di amplificazione di potenza, quella di alimentazione, compreso il backup, e la messaggistica preregistrata per i messaggi di allerta, di emergenza e di test. All'installatore non rimane che collegare la console microfonica, le linee altoparlanti e interfacciare il sistema stesso con la centrale allarme incendio. Sulle parti superiore, laterali e posteriore dell'armadietto sono facilmente praticabili delle forature per il passaggio dei cavi. Il sistema ha una capacità audio di 250 watt che sono ripartibili da 1 a 6 zone. Per ogni zona troviamo 2 linee. Questo consente, ove richiesto dal progettista, di realizzare linee ridondanti. Il sistema si presenta molto compatto, semplice da installare, da configurare e da utilizzare, e questo è grazie a un'elettronica molto sofisticata che si trova all'interno appunto dell'armadietto. Parlando del pannello frontale, è molto pratico da utilizzare e molto immediato. Reca sulla parte superiore tutte le spie e gli indicatori, come richiesto dalla norma, di facile lettura. Grazie a questo display a 2 linee e ad alcuni tasti interattivi, facilmente si può accedere a tutto ciò che è configurabile. Si possono regolare i volumi di ingresso e di uscita, si possono equalizzare i segnali, si possono associare i messaggi di allerta, di allarme e di test. Essendo un sistema basato su una matrice attiva digitale, i segnali di ingresso si possono assegnare sulle diverse uscite, ognuna delle quali affidata a un diverso amplificatore, in maniera completamente indipendente. La console microfono di sistema è la BM3804, base disponibile in 2 versioni, quella da tavolo e quella da parete nel classico armadietto rosso. La console è equipaggiata di tasto appunto di emergenza e di indicatori di stato per il sistema e la console medesima. La console ha i pulsanti necessari per l'invio di messaggi preregistrati e anche di messaggi microfonici. I messaggi microfonici possono essere di emergenza oppure possono essere messaggi di routine, di cerca persone. Nel caso il sistema sia equipaggiato per oltre 2 zone, possiamo aggiungere al lato della console una o più tastiere di estensione. Il collegamento tra la console e il sistema è realizzato impiegando un cavetto tipo J resistente al fuoco. Se esternamente il sistema appare molto semplice, internamente è dotato di un'elettronica sofisticata. Vediamo qui la scheda di gestione con la messaggistica preregistrata, vediamo la parte di alimentazione e quella di amplificazione. Sul fondo trovano posto le batterie, la cui capacità varia in funzione del numero di amplificatori di cui è equipaggiato il sistema. Per facilitare le operazioni di cablaggio è stata inserita questa barra munita di occhielli per il passaggio di fascette fermacavi. Inoltre la portella è rimovibile e questo consente una più agevole installazione in locali a limitata accessibilità. Tramite questo dip switch si possono scegliere modalità di funzionamento e soprattutto mirate all'utilizzo degli ingressi logici e delle uscite logiche, tutti disponibili su queste mossettiere. Sempre su queste mossettiere sono disponibili i collegamenti anche per una sorgente musicale e per una console microfonica ausiliaria, in questo caso non adatta per chiamate di emergenza. Alimentatore e amplificatore sono entrambi in tecnologia digitale. In particolare l'amplificatore è del tipo ad elevato rendimento, in classe D+. RCF vi ha presentato sistema di emergenza DXT3000.